Rafforzare l'alleanza tra scuola e aziende per diffondere sempre più nei ragazzi la cultura della sicurezza sul lavoro e prepararli al primo contatto col mondo dell'impresa. L'obiettivo, perseguito da anni le Confartigianato Imprese, grazie alla regia della prefettura, si allarga ad altri partner attraverso il protocollo d'intesa siglato con provincia, ufficio scolastico, ATS della Montagna, INAIL, Ispettorato del Lavoro e BIM. Definite le linee guida e le buone prassi in materia di sicurezza che, in vista dell'alternanza scuola-lavoro, verranno attuate attraverso un programma di formazione nelle scuole superiori, denominato Progetto Sicuri in Azienda. L'anno scorso coinvolto 1.600 ragazzi, quest'anno, dice Emilio Giacomelli, anima dell'iniziativa, si punta a raddoppiare. I ragazzi sono intelligenti, più intelligenti di quello che noi pensiamo, e quindi bisogna parlargli in modo semplice ma diretto. Devono capire esattamente quali sono i rischi che corrono, non hanno bisogno di giri di parole, non hanno bisogno di avere la pillola addolcita, dicevano una volta. Non dobbiamo addolcirgli la pillola, dobbiamo fargli capire esattamente qual è il tema. Con noi vengono dei ragazzi molto spesso paraplegici o amputati e dimostrano. E raccont nel raccontare la loro storia dimostrano qual è il non rispetto delle norme. Poco conta poi se a non rispettare le norme siamo stati noi o un nostro collega. Il problema è che il risultato poi è quello. Non possiamo aspettare un rewind, non si torna indietro. Noi dobbiamo ricordarci che purtroppo queste cose succedono e succedono troppo spesso e succedono da cose banali. Devo ringraziare il presidente Giacomelli, il presidente Gritti che hanno lavorato con l'ENA, impegno, e io ritengo che i giovani hanno una sete di conoscenza, quindi il mondo delle imprese, la prevenzione, le condizioni di vita sono elementi fondamentali per un giovane che vuole intraprendere un lavoro. Quanto è importante sin dalla scuola formare i ragazzi al concetto della sicurezza. È importante perché sin da piccoli si apprende molto facilmente. Si apprezza e si ha un orientamento. Il nostro auspicio 6 anni fa era di poter dare un sollievo alle imprese sui costi della formazione. Oggi quello che stiamo facendo, ma quello che è già stato fatto l'anno scorso, ci permette in qualche maniera di sollevare le imprese da alcuni costi sulla formazione, di avere un contatto diretto con i ragazzi, ma soprattutto anche di avere una collaborazione stretta col mondo delle scuole, perché credo che sia fondamentale e importante che in un ambito territoriale ci sia un rapporto duplice. La scuola ha bisogno dell'impresa, l'impresa ha bisogno della scuola.